se pensiamo in 75 anni, 67 mi pare governi, in Germania erano 25, si vede che quasi ogni anno cambia il governo e tende di rifare tutto quello che è stato fatto dal predecessore, e pertanto capiamo e siamo convinti anche noi che si dovrebbe trovare una soluzione appunto per dare più stabilità. Se sia questo il premierato oppure come in Germania la sfiducia costruttiva, si può discutere. L'unico punto sul quale noi siamo molto scettici è il presidenzialismo. Soprattutto per noi autonomisti e minoranze linguistiche, la figura del Presidente dello Stato è molto importante, perché al di là di tutte di tutti i partiti politici che erano al governo, il Presidente dello Stato ci ha garantito che vengono rispettate le regole e che vengono rispettate anche i nostri diritti costituzionalmente garantiti. E penso, a prescindere dalla nostra situazione, penso che l'Italia abbia proprio bisogno di una figura come adesso è il Presidente Mattarella, che è un arbitro in certe situazioni di crisi dove sappiamo che anche la popolazione è completamente convinta, se è convinta di qualcosa in Italia, del Presidente dello Stato. Pertanto questo sarebbe l'unico punto dove noi diciamo che per noi toccare il Presidente dello Stato non sarebbe una soluzione che noi possiamo sostenere. Per il resto siamo aperti al confronto.